I fallimenti della sinistra e della destra al governo, il cambiamento della politica che si trasforma sempre di più in intrattenimento e la conseguente trasformazione del ruolo dei rappresentanti istituzionali. E questo è il focus del libro Il Patto di Carlo Calenda, presentato ieri nel Palazzo di Città di Andria. In aula i rappresentanti politici del movimento sul territorio, tra cui i consiglieri regionali Fabiano Amati e Ruggero Mennea, l'ex sindaco di Biceglie Francesco Spina e il consigliere provinciale Gianluca Grumo. L'arrivo del leader di Azione nella città federiciana ha permesso anche un approfondimento sul ruolo del partito guidato da Carlo Calenda alle prossime competizioni regionali in Basilicata. Al tavolo politico mi pare sia fallito, per ora mi sembra che ci sia un candidato, una degnissima persona che però fa l'oculista, credo sia anche molto bravo. Credo ce ne sia bisogno perché qui ci vogliono 2 anni per fare un'operazione di cataratta, ma credo che non ce n'è bisogno a fare un lavoro che non sa fare. Mi pare che stiano litigando tra di loro e internamente al Movimento 5 Stelle e al PD. Gli abbiamo dato una giornata di recupero, Pittella ha fatto lo sforzo di andare lì, mi pare che non si cavi un ragno dal buco, domani decideremo cosa fare. Posizionamento stabile in Puglia, dove in vista delle prossime elezioni primarie per la scelta del primo cittadino della città di Bari, il leader di Azione conferma il supporto alla compagine governativa uscente. Vedremo, sono partite adesso, noi siamo per la continuità con la gestione De Caro che è stato bravo, punto.